Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete 8. Oggi parleremo di un argomento che interessa i nostri ascoltatori pensionati. Vedremo l'applicazione che consente di visualizzare il cedolino di pensione. Come voi sapete, da diversi anni l'istituto non manda più a casa dei pensionati la ricevuta del cedolino di pensione. È possibile avere una copia andando presso le sedi INPS, però il sistema più semplice per poter visualizzare correttamente il cedolino è quello di accedere al sito INPS e a utilizzare l'applicazione specifica. Vediamo che cosa può fare questa applicazione. L'applicazione, ovviamente, oltre a dare la visualizzazione dell'ultimo cedolino, dà la possibilità di andare a vedere tutti i cedolini degli ultimi periodi, anche effettuare dei confronti tra i vari cedolini, quindi confrontare gli ultimi due cedolini o un periodo determinato. Consente di entrare e visualizzare anche quelli che sono i prospetti di liquidazioni, la presenza di trattenute sindacali, andare a modificare dei dati anagrafici e personali. Molto importante, effettuare in autonomia la variazione dell'ufficio pagatore. Quindi si può andare a effettuare una richiesta, bisogna allegare un modulo timbrato dalla banca su cui si va a spostare il conto, ma si può fare la richiesta di spostare il pagamento delle prestazioni dell'istituto. Quindi una serie di attività. Vediamo entrando come si vede il cedolino. Come voi vedete, appunto, noi abbiamo un prospetto riepilogativo di tutte quelle che sono le voci che contribuiscono ad arrivare alla pensione netta in pagamento. Per esempio, in questo caso abbiamo preso un cedolino di marzo 2018 in cui sono presenti delle trattenute addizionali regionali e comunali. Quindi è ovvio che l'importo netto in pagamento sarà differente rispetto ai mesi precedenti. Se il pensionato si basa solo su quella che è l'importo netto che riceve sul suo istituto di credito, ovviamente troverà un importo più basso. Andando a visualizzare il cedolino, capirà il motivo per cui questo è più basso. Se ha questa applicazione, lo può fare comodamente da casa, senza l'applicazione dovrebbe andare presso una sede INPS. All'applicazione si accede con il PIN che ogni pensionato personalmente può richiedere anche presso la sede INPS più vicina a casa e accedendo ai servizi sul sito www.inps.it, accedendo al settore tutti i servizi, può avere quelli che sono i servizi per la visualizzazione del cedolino.